sono il futuro, pochi giorni fa il ricordo di Falcone, tanti giovani a Palermo. Infatti vedo questo incontro di oggi come la prosecuzione ideale dell'incontro che ho avuto con i giovani a Palermo, che è stato molto bello, lo sapete, la legalità, il discorso del Presidente della Repubblica, e poi la partenza della Cinquecento di Palermo. Oggi la prosecuzione, si torna a parlare di questi temi perché non è mai, diciamo, abbastanza parlarne poi anche con riferimenti precisi alle leggi, alla Costituzione, ai diritti e doveri dei cittadini. E alla lotta alle mafie che passa attraverso innanzitutto la formazione dei principi della legalità e dei principi che sono scritti nella Procuratore, a proposito di principi di legalità, si dice sempre che i giovani ultimamente sono affascinati dal mondo della criminalità, dai valori della criminalità e soprattutto dalla capacità di recuperare soldi facili e veloci. È così? Ma io non credo che sia così, certo può essere per qualcuno, ma credo che generalmente i giovani siano molto curiosi di conoscere la realtà, di conoscere la verità. Io ai giovani va sempre detta la verità senza nascondere niente. L'affermazione della legalità e della Costituzione nel nostro paese è un'impresa difficile, ma è un'impresa che si realizzerà. E quando si realizzerà potremo dire che è sconfitto anche le mafie, perché le mafie approfittano proprio della incompleta realizzazione e attuazione dei principi costituzionali. Ecco, procuratore, la prima volta incapitanata era procuratore nazionale, una che ha fatto parlare di sé nel corso degli anni, terra di mafia, è stata definita terra dilettante. Certo, questo è un ulteriore motivo che mi ha convinto a venire qui oggi, perché è la prima volta che vengo in questi territori che sono ovviamente, diciamo, di grandi tradizioni storiche, di lavoro, ma anche purtroppo di infiltrazioni criminali, quindi è giusta la presenza dello Stato in tutte le sue rappresentanze. Lo Stato quindi interviene attraverso le istituzioni scolastiche, procuratore? L'istituzione scolastica è fondamentale, questo l'abbiamo detto anche a Palermo, del resto sapete bene che la manifestazione di Palermo è stata organizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, con il Ministro della Pubblica Istruzione presente, una presenza importante, e non c'è dubbio che la base, il fondamento, diciamo, dell'affermazione culturale della legalità e del contrasto alle mafie passi innanzitutto per l'istruzione e per la scuola. Grazie.